Ragazzi, ci siamo. È il momento della verità. Olympiakos Monza, partita che dobbiamo vincere a tutti i costi, però ovviamente il passaggio del turno non dipenderà solamente da noi, ma anche da Bayern Monaco che deve battere il Chelsea. Di conseguenza, un attimo, volevo vedere una cosa. Allora. Vediamo un attimo fase a gironi. Allora, se il Chelsea dovesse pareggiare o perdere, passiamo noi. Quindi. Bayern Monaco, ti prego, mi tocca confidare in te, ma anche confidare nella mia squadra che faccia risultato. Perché se non fa risultato, è un casino. Sì, andiamo in Europa League. E per quanto possa essere una bella competizione, tanti fiori, tanta bellezza, tanto divertimento, sì, vorrei andare avanti in Champions League e provare a vincerla, perché battere il Chelsea denota un certo strapotere. Quindi la squadra c'è, bene I calcoli sono stati o fatti, male. ma il tavolo non Comunque, è ancora comunque. pronto. Mancano Ah, tra 30 l'altro devo minuti, vedere anche minuti Ibrahimovic, che un decisivi ragazzo che mi ha potrebbero sancire consigliato. l'inizio di un nuovo cammino per Dopo ci Valerio Lozano guardiamo, appena finiamo la per partita, salire che sulla montagna, per è arrivare il al Regen, paradiso. Si può solo sperare. praticamente. I giocatori Ragazzi, non sanno che cosa li Olympiacos aspetta Monza, davanti, c'è non solo un sanno neanche qual è il risultato. loro orizzonte. Sanno Vincere, solo che basta. adesso bisogna Non si segnare può tutto fare per sempre. altrimenti, perché sennò vorrebbe dire L'atmosfera che si respira in questo Europa stadio Rossario è League. semplicemente fantastica. Poteva fare molto altro. Fallo, calcio di Fallo, punizione. punizione che potrebbe essere interessante. Siamo un po' lontani, in effetti, però Fabregas ce l'ha. Proviamo sta botta. Fabregas. Vabè, Super troppo parata sulla lontano. conclusione, Troppo Mbeumo. lontano. Però la potenza c'era. La porta l'abbiamo beccata. Guarda come fanno Poteva salire entrambi i starci. Fatti terzini. E fin dai primi vedere momenti Medina. Medina. Per Haaland di Bravo. rovesciata. Qua Finalizzazione. abbiamo rischiato di Insigne. passare in vantaggio con una grande rovesciata di Haaland, che però purtroppo si è spenta sul fondo. Male, peccato. Poteva andar meglio. Cassata. Lozic. Lozic. Conclusione. No, la deviata. La Fatto tutto da solo. deviazione poteva Fabregas non poteva essere vedere. importante per fare gol, ma come sappiamo noi siamo sfortunati e quando la deviano noi non è mai gol. Cioè, il controsenso. Il La gioca controsenso. in profondità. È davvero una bella serie di passaggi questa. Colpisce il pallone. No, raga, no. Che gol ha fatto? Che gol ha fatto È un questo? gol per Che l'Olympiakos. gol ha fatto questo? E si Si mette avvicina alla male. conclusione Si mette momentissima. molto Era un tiro molto davvero male. potente. Ha Non ha deviato fatto di un millimetro la squadra di Quaros Pirlo va a per far vantarsi. falle. Sì, però ha fatto Nella competizione questo gioco un tiro diventa sinonimo. meraviglioso. Io non so cosa dire. E il risultato si sblocca. Grande movimento Dai, l'hai nello visto? spazio. No, Alan, però non puoi, Alan, non puoi. La palla esce. Calcio Lo beneficeranno d'angolo. di un corner. Regalato Fabregas. Lozic. Si butta per incominciare. No. No. Ottimo Incominciamo, centrocampista con incominciamo a l'intuizione. sbagliare gol Un bel praticamente colpo di già testa. fatti. E Ottimo quando è livello. così, io so già come va a finire questa partita. Io già lo so, la dominiamo ma perdiamo. Io già lo so. Io già lo so. Ze, per Doku. Alan. Lozic. Prova il colpo per Lozic. deviare. Niente. È stato splendido il L'avevo tiro. pure angolata Ha bene. raggiunto la perfezione. Però è troppo lenta Poteva questa essere palla. Giroud in un intervento È troppo d'avanguardia. lenta. Ultima azione. Vabbè, cassata mia però. Non ci sei oggi, cassata, eh. Non ci sei, cassata Sono oggi. finiti Non ci 45 sei. minuti, squadre negli spogliatoi Niente, che primo credono di tempo ripartirsi. deludente. Il Chamonix è Allora, sicuro Pellegri ci possa proporre ancora di più. Finiscono così 45 minuti di calcio. La prima Eder. parte non certo dalle migliori azioni, nonostante ci sia un solo gol a recupero. Sanchez per cassata. Fino adesso non è andata Ragazzi, esattamente come si possiamo aspettava, ma non farcela. c'è alcuna ragione per Possiamo perdere farcela, l'intesa. vi C'è tempo per rientrare prego. in partita. 45 minuti per rimediare. Tenta il colpo di testa. Per Pietro che sbaglia. Ma la conclusione
una chance clamorosa, clamorosa. Non sarà facile segnare oggi, eh? Non sarà facile, non sarà per niente facile. E io ho capito, purtroppo. Però non mollo, però non mollo. Mamma mia. Mamma mia, che rischio gigantissimo, giganterrimo, un rischio troppo grande, troppo. Pietro! No, vai, Pietro, Pietro no, no, Pietro, Pietro no, non puoi, non puoi, non puoi. Cos'è sta roba? Era gol. Già esultavo io. Ha spazio sulla fascia. Pietro! Sì, però che sfiga. Che sfiga, ragazzi, che sfiga, che sfiga, che sfiga, tremendo. Non si riuscirà mai a segnare. Accompagnare la manovra. Fabregas. Perché? Perché non ha Pellegri? Per quale motivo? Ma perché non fai i passaggi che voglio io? Perché? Glielo chiedo anche. Ma non è che dici, vabbè, non gli chiedi i passaggi, non è che non te li faccio. No, no, indirizzo lì. È incredibile. È incredibile sto gioco, è incredibile. Fa quello che gli pare. Sanchez. Niente, oh, non si riesce a segnare. Non si riesce a segnare, ragazzi. È incredibile, è incredibile. È veramente incredibile che non si riesce a far gol. Fabregas. Niente. Niente da fare. Ha perso una buona occasione. Calcio di punizione. Posizione interessante. E manca poco al termine. Ok, ok, ok. Dai, fate il secondo gol e va via. Va bene così. Va bene così, ragazzi, tanto. Ci sono quelle partite che non si possono fare. È evidente, è evidente, è evidente. Riceve un pallone in prova alla conclusione. È evidente. È evidente. Vabbè. Difficile da digerire perché questa è la partita che ufficializza la loro eliminazione. L'impossibilità di arrivare alla fase finale. Se tiri a 11, 1-0 per l'Olympiakos. Che devo dire? Il Chelsea aveva pure perso 4-0. Il Chelsea aveva pure perso 4-0. Che polli. Siamo dei polli. Siamo dei polli, ragazzi. Siamo dei polli. Bello che ora vorrei riavviare tutto per giocarmela di nuovo, per poter passare sto cazzo di turno. Però non si può fare. Non si può fare. Tengo fede alla lealtà, alla verità delle cose, alla verità dei fatti. Purtroppo è così. Purtroppo è così. Non siamo passati. Fa male perché fa veramente male. E mi sento veramente distrutto. Mi sento veramente distrutto. Andremo a fare l'Europa League. Capirai, una meraviglia, siamo così contenti, che ve lo dico, mamma mia. Non ho neanche voglia di giocare sta partita contro la Juventus, non c'ho neanche voglia, perché sono talmente giù di morale che non ho voglia, non ho voglia, non ho voglia, non ho veramente voglia. Sto gioco sembra quasi sempre farti credere che... E poi ti sprofonda in un mare di depressione. Buonasera e ben sintonizzati. Oggi è una Juventus Monza. Vediamo cosa riusciamo a fare. Sulle mana. No, niente. Sbaglia un gol a...
a porta praticamente sguarnita, c'era solo il portiere davanti a sé e basta. Era molto semplice sto gol, era molto semplice per Sanchez da fuori aria, ancora il portiere che para con tutta tranquillità questo tiro. Ancora Doku resiste, ma è fallo palese. Allora, Aušić, quanto ci sei mancato contro l'Olympiakos. Niente, sbaglia anche lui oggi. Oggi giornata veramente brutta. Se sbaglia anche lui vuol dire che è brutta vera. Sì, direi che è brutta vera questa giornata. Aušić ancora. Niente. Oh, non ha... No, non volevo far questo. Aušić ancora lui. L'hai visto? Doku! Niente. Pure il portiere si supera, pure. Come se non bastasse la sfiga che abbiamo oggi. Pure i portieri. Tremenda. Mimmo! Era passato. Aušić. Niente. Ancora il portiere c'è. Stiamo giocando benino. Anche se io sono veramente fuori fase in questo momento. Però non stiamo giocando male. Vi siete appena sintonizzati? Beh, state tranquilli, non vi siete perso nessun gol. Doku. Per Pietro. Pietro. E passa. No, vabbè, non ci credo. Io non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Aušić. Niente, oh. Hai scassato. Porca miseria, non ci credo. Sto portiere. Non ci credo. Sanchez. Si fa largo con grande determinazione. Bravo Doku. Per Pietro di testa. Questa entrava in tutte le partite possibili, questa entrava, ma oggi non entra. Oggi non vuole. Doku ha fatto una cosa bellissima. La difesa doveva fare di più, non si può lasciare crossare con tanta facilità. Aušić, calcio d'angolo. Tenta di allontanare il pallone. Arriva il fischio della... Niente, primo tempo dominato, ma il risultato è 0-0. Beh, finale di tempo è stato impressionante. È vero che il fischio del... Nemmeno il tempo di concludere l'analisi. Vai Aušić. Bravo Aušić. Dico, fortuna che c'è lui. Ci è mancato tantissimo contro l'Olympiakos. Ci è mancato veramente tanto. E quanto si vede. Come l'ha saltato. 1-0 Monza. Tra l'altro è entrato anche CR7, che avrà 200 anni ormai, ma questo è un altro discorso. Pietro. 2-0. No! Come hai fatto a sbagliare? A Pietro. Mamma mia, che brutto tiro che hai fatto. Che brutto tiro. 1-0 ancora. Pensavo fosse il 2-0, ma... Ma no. No, vabbè. Se entrava questa era bellissima. In un mondo giusto sarebbe entrata. Bravo Gustavo. L'hai visto? Che palletta di Pellegri. Per Sulemana. Sulemana ci prova. Il portiere ancora si supera. Ma che portiere hanno questi? È assurdo questo portiere. È veramente fortissimo. Aušić. Niente.
Ancora Usyk, che oggi non sa crossare. Tocco preciso. Pietro. No, vabbè. Ze. Non si segna. Non si riesce a segnare. Allora, facciamo dei cambi, va? Allora. Mettiamo. Chi mettiamo? Facciamo riposare Usyk. Ma sì, dai. Facciamo riposare. Bellingham. Mettiamo. Ciccio Caputo. Possibilità per lui dopo la deludente prestazione della scorsa volta. Vediamo come va. Vediamo se riesce a mettersi negli schemi, magari. Sarebbe una bella cosa, una bella risorsa. Ciccio. È fallo. Ciccio Caputo. No, vabbè. Comunque sto portiere è assurdo. Cioè, ragazzi, scusate, ma sto portiere è veramente forte. Che è successo? Manco angolo. Ora però sì. Me lo sono preso con le forze. Harrington. Angolo sulle mana. Oh. L'abbiamo chiusa. 2-0 sulle mana. Dai. Mancano 20 minuti. Riusciamo a tenere sta partita o... Ottimo questo colpo di testa, preciso ed efficace. La traiettoria. Riceve la palla. Ottimo, cerca il tiro. Gol di Dybala. La Juve la riapre. Attenzione, ragazzi. La Juve è ancora lì, è ancora pericolosa. È ancora molto pericolosa. Io non mi fiderei, Ha aperto il conto dei gol per questa stagione. Stiamo attenti. C'è solo un gol adesso a separare. Bravo Ciccio. Ora devono rimanere concentrati e cogliere le occasioni che si presenteranno. Bravi. L'hai visto? Però il lancio un po' così. Il lancio un po' così, È un po' bruttino questo cross verso Ciccio. Gustavo. Cioè, Gustavo veramente comunque qui imbarazzante. Harrington per Doku. Ancora Doku. Per Ze. Ze per Ciccio Caputo che non ci arriva. La palla ancora lì. Calma. Teniamola nostra. Teniamola. No, Bellingham. Oh, Bellingham è entrato, ha fatto solo danni. È una roba incredibile sto uomo. Non ha ancora fatto vedere niente da quando l'abbiamo comprato. Non ho ancora capito sto giocatore se è forte o non è forte. Non si è visto. Dai Ciccio però. Scodella in avanti. Cristiano Ronaldo. Pochi minuti, addirittura secondi e sarà finita. Bravo Kabak. È finita, tempo scaduto. Posizione interessante. Aia. Manca poco al termine. Ross, vedi qua, no, ti prego. Mettere un fallo così. Questo è un fallo stupido. Se stai vincendo. Ross, porco tutto. Ci ho detto di star lì. Niente, io non ho parole. Non ho parole. Tecnicamente perfetto, non c'è che dire. Ha messo la palla. Io lo sapevo. E con questo segna una doppietta. Davvero una grande partita. E mo fischi. Vabbè, va bene. Mo fischi. Complimenti all'arbitro, complimenti a tutti, complimenti a Ross, specialmente a Bellingham che è entrato molto in partita, devo dire che ha fatto una prestazione meravigliosa. Complimenti alla squadra che sono dei polli. Il Napoli ha vinto, bene. Ciao Napoli, ciao cuore. 5 punti di distacco, ciao. Che episodio. Da clinica psichiatrica questo episodio. Io non so neanche se riuscirò a pubblicarlo, guarda.
Da quanto fa schifo, ho paura. Allora, tre nuovi giocatori da valutare. Valutiamoli. Milinkovic Savic. Cioè, sì, però c'ha 30 anni. Non so. Allora, centrali, beh, per Bellingham. Perché Bellingham non posso? Uffa. Silva mi serve. Ragazzi, Fabregas non ha... Non lo so. Cassata no. No, vabbè. Lasciamo stare, lasciamo stare. Faccio una cavolata. Ramirez. Non posso. Werner. Werner, no. Guardiamo Ibrahimovic, ragazzi, a parte gli scherzi. Guardiamo Ibra, dai. Vediamo cosa viene fuori. Allora, è un 82. Una bella bestia. Una bella bestia. Allora. Ti do Ciccio Caputo. Ma porca miseria. Allora. Oh. Ma scusa, la clausola a 161 milioni. Perché devo pagare 156 milioni? O 202? Scusate, eh. Dai che ti convinciamo, Ibra. Dai che ti convinciamo, Ibra, su. Tanto faccio questo acquisto, poi basta. Che me frega, vai. Vai, Ibra. Vieni a casa. Vieni a Monza. Vieni a Monza. Vabbè, scopriremo la prossima volta se Ibra avrà accettato questa mega offerta. Comunque, la prossima volta abbiamo Fiorentina e Cagliari. E niente. Ora testa campionato, testa Europa League, la Coppa Italia. Vediamo cosa possiamo fare. Ragazzi, è tutto, noi ci becchiamo alla prossima e niente. Ciao.